va dai 2016, gli instant payments diventano la nuova normalità. UniCredit come sta affrontando questo nuovo campo di sfida? UniCredit ha deciso di esserci dal primo momento, ha colto l'opportunità, diciamo ufficialmente, di partecipare al gruppo di lavoro di EBA Clearing che è partito qualche mese fa, un anno fa quasi ormai, e quindi di affrontare questa sfida cercando di comprenderla dall'inizio, cogliendo il fatto che c'è una domanda latente sul mercato. Nel mercato gli operatori hanno questa tendenza a velocizzare i rapporti commerciali, e i nostri clienti privati, evidentemente utilizzando Twitter tutti i giorni, non capiscono la differenza fra scambiare istantaneamente informazioni e denaro. Questo oggi è possibile, o sarà possibile in modo ancora più efficace, con una piattaforma che agevola gli scambi commerciali all'interno della comunità, ma anche cross border. Un turista che viene in Italia spesso si domanda come mai le soluzioni che utilizza a casa sua non funzionano qui, e viceversa. E siamo molto felici quando un'esperienza d'uso ci porta a sentirci a casa nostra, all'estero, utilizzando i nostri device. Ecco, questa è un pochino la sfida. Instant payment sugli strumenti che abbiamo, sulla filiera che possiamo avere quando parliamo di rapporti commerciali. Forse le aziende non hanno tutte ancora compreso la potenzialità, e se questo è un bisogno effettivo del loro business, ma siamo certi che questo possa provocare una riflessione in questo senso. Ecco perché una banca come la nostra ha deciso di esserci a livello globale, non solo a livello italiano. Quanto è importante per UniCredit la piattaforma paneuropea per gli instant payments che sta realizzando EBA Clearing? Direi che idealmente sarebbe importante a prescindere. Egoisticamente, come gruppo che è presente in Germania, in Austria, in altre un'altra quindicina di nazioni in Europa, genericamente detta, è ancora più importante, perché questo salvaguarda un pochino i nostri investimenti, li finalizza, ci porta ad avere anche economie di scala, ci porta a mutuare esperienze che abbiamo altrove in Italia e viceversa. Quindi secondo noi è molto importante partire già con un respiro minimo, che è quello paneuropeo. Poi localmente le soluzioni le sapremo adattare. C'è già una richiesta del mercato per questi servizi? In alcuni paesi hanno già iniziato ad offrire soluzioni di instant payments. Che cosa possiamo imparare da questa esperienza? Ma adesso sulla richiesta non è ancora così forte, devo dire, nei paesi dove non c'è una soluzione instant payment implementata. Se guardiamo i vicini di casa, UK o Danimarca, ci hanno fatto vedere che in poco tempo l'adozione dell'instant payment è stata molto molto più veloce di quanto si potesse immaginare. La nuova normalità, questa viene definita, ormai UK, i colleghi ci dicono che è assolutamente inconcepibile fare un pagamento che non sia istantaneo oggi, a pochi anni dall'adozione. Quindi non vedrei un grosso motivo per cui essere resistenti a un cambiamento di questo genere anche in Italia, in Germania, in Austria, dove siamo presenti. MyBank è già una risposta ai pagamenti in tempo reale? MyBank certamente è una risposta istantanea in un mondo che è quello dell'e-commerce fondamentalmente, ma non solo, perché tutto quello che è basato su piattaforme, a prescindere dal fatto che sia un consumatore che acquista qualcosa su un sito di un merchant, ma soprattutto per il B2B che hanno adottato massicciamente con molto calore questa soluzione di pagamento istantaneo, che non è veramente pagamento istantaneo, è l'e-authorization istantanea, ci dice che questo bisogno c'è. Istantaneità del pagamento, finalità, riutilizzabilità dei fondi potrebbe essere un valore aggiunto anche per MyBank in quanto pagamento. Certo, sul fronte del P2P, person to person, siamo fra gli operatori che offrono il sistema GIFI, e quindi anche qui abbiamo una risposta per questo mercato. Certamente la nuova piattaforma, che semplifica e rende meno rischiosa come sistema l'instant payment sotto l'egida dell'IPC, questo schema nuovo che sta nascendo, porrà anche le soluzioni nazionali nel tema della migrazione, quindi una miglior risposta a un prodotto che è già buono oggi. UniCredit sta sperimentando anche nuove frontiere, come ad esempio l'e-identity. Cerchiamo di essere sempre avanti. E-Identity, siamo stati testimonial stamattina in un panel qui all'EBA Day. Ci crediamo molto. C'è
Davvero in questo caso c'è molta richiesta, lo vediamo. L'identità è qualcosa di molto prezioso, talmente prezioso che siamo un po' gelosi personalmente di questa identità, e allora vogliamo dare la sicurezza che di solito diamo come banche, come sistema bancario, nel saper gestire al meglio l'identità di ciascuno, riconoscendo il valore che ha. C'è il mercato che chiede molto questa identità, partendo, per quanto riguarda la nostra esperienza, dal mondo dei pagamenti, e si innesta subito il tema: ma chi ho come controparte? E allora, invece che avere un'esperienza d'uso che è solo nella parte finale del consumatore in relazione con un'azienda, può essere anche nella parte iniziale. Comincia con una presentazione guidata da un e-identity, perché no MyBank, e finisce con un'esperienza d'uso di pagamento istantaneo con MyBank stesso. Quindi è tutta una piattaforma, anche quella di MyBank, che ci porta a essere degli operatori, crediamo, all'avanguardia.